È stato approvato dal governo il Super Green Pass, il decreto che introdurrebbe un doppio regime tra chi è vaccinato e chi non ha provveduto alla copertura vaccinale. Le nuove norme entreranno in vigore dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, redimendo la possibilità ai Novax di frequentare i luoghi pubblici dediti alle attività di intrattenimento, come bar, ristoranti, locali, stadi, discoteche e cerimonie pubbliche. Ritorna dunque la suddivisione in colori. In zona gialla, il Super Green Pass permetterebbe di stare oltre le 4 persone al tavolo, in bar e ristoranti al chiuso, mentre in zona arancione è obbligatorio esibire il certificato verde per poter usufruire dei servizi di ristorazione, che rimarranno regolarmente aperti. In zona rossa, invece, le restrizioni saranno le stesse già precedentemente in vigore. Per quanto riguarda lo sport, non è prevista una riduzione delle capienze di stadi e palazzetti. In zona bianca l'accesso a palestre e luoghi dediti alle attività sportive sarà consentito anche con il tampone molecolare negativo. Introdotto l'obbligo del Green Pass anche sui mezzi pubblici, quali treni regionali, autobus e metropolitane. Le forze dell'ordine dovranno adoperarsi entro 5 giorni dall'approvazione del decreto per garantire il rispetto delle norme a cittadini e gestori dei locali commerciali.